Gian, è una partita che per l'Empoli si è messa in salita sin da subito, poi la squadra però ha saputo reagire e ha avuto anche le occasioni per riaprirla. Che gara è stata dal tuo punto di vista? Abbiamo iniziato male, subito loro, lo sapevamo che loro sulle calci d'angoli sono forti, abbiamo subito questo primo gol subito e dopo era difficile di reagire perché prendo un gol subito così e un secondo gol ancora sul calcio d'angolo è difficile. Però abbiamo avuto possesso, dobbiamo tirare i punti positivi di questa partita perché sabato abbiamo un'altra partita che è Spezia e dobbiamo vincere questa partita. In effetti dopo il doppio svantaggio non era scontato che l'Empoli reagisse in questo modo da squadra vera, peccato non averla riaperta perché poi le occasioni ci sono state. Sì, abbiamo avuto le occasioni, come le ho detto dobbiamo essere positivi perché abbiamo una partita importante contro Spezia, adesso sappiamo le cose che abbiamo sbagliato e le cose che abbiamo fatto bene, dobbiamo concentrarci per la prossima partita per vincere questa partita. Esatto, la prossima in casa contro lo Spezia, adesso tutte le attenzioni della squadra vanno al prossimo appuntamento. Sì, come l'ho detto è una partita importante per noi perché dobbiamo prendere punti ogni partita. Secondo me siamo una buona squadra e dobbiamo dimostrare sabato prossimo contro lo Spezia.